Carissime, carissimi, qual è un lavoro primaverile che di solito si fa per la nascita dei nostri cari piccolini, i nipotini, i figli delle amiche e così via? Lenzuolo per la carrozzina e anche il lettino dell'ospedale. Specialmente qui da noi, che il bimbo lo mettono vicino alla mamma con la culletta, no? E allora noi facciamo un completo da nascita. Io lo faccio azzurro, voi lo fate del colore che più vi piace, ok? E cioè copertina, lenzuolino, sotto e federa. Andiamo a fare tutte queste tre cosine in modo veloce, ok? Allora, la zia di questo bimbo ha fatto questi cuoricini a uncinetto, vedete? Guardate, con diverse sfumature di colore. Ne ha fatti un po' e poi mi ha detto: fai tu, montali come più ti piace. Ok, io adesso l'ho stirati, io ho preso della stoffa, l'ho presa, adesso vi faccio vedere. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi al mio canale perché faccio tantissime ma tantissime cose, tutte gratis. Andiamo! Forse è meglio che chiudo la lampada perché questa c'è un riverbero che non mi piace per niente, va meglio. Allora, il bimbo nascerà ad agosto, perciò in pieno caldo, e mi ha detto di fare cose leggerissime. Un lenzuolino, questi sono tutti di puro cotone. Con il bianco farò una copertina proprio sottile sottile. Con il celeste farò il sopra, il sotto del lenzuolo e la federa. Tutte decorate, diciamo, con un bordo di questa stoffa mille righe con le stelline. Vedete come ci sta bene? Tranne sto turchese che non mi ci piace. Poi vediamo dove metterlo, perché se i cuoricini mi bastano, questi li elimino. Magari li metto un bagaglino, cioè possiamo utilizzarli in un bavaglino e via discorrendo. Ok? Ecco qui l'abbinamento. Allora, per prima cosa, e vi do le misure man mano perché sennò qua non ci ricordiamo, andiamo a fare questa copertina. La copertina io la vado a rifinire tutto intorno con questo bordo di picche che ho tagliato di 10 centimetri. Allora, fatemi dare una regolata perché quello del lenzuolo l'ho tagliato di 7. Ok, questo è quello della copertina che adesso vado a unire. Unisco i due pezzi perché sono 1,50 m e 1,50 m abbondanti. Qui tolgo la cimosa e li unisco. E non è che adesso vi faccio vedere come unisco perché sennò non ce la facciamo a fare tutto. Ok, questo va unito, lo posiziono nella macchina e uno è fatto. La copertina, prendete le misure della copertina standard che va bene per una carrozzina passeggino, perché questi vanno pure sui passeggini d'estate, quando noi usciamo con bimbetto piccolo, ci portiamo dietro una copertina, un lenzuolino sottile così, in modo da coprirlo. Perché se stiamo fino a luna di notte, qualcosina ce la vuole, no? Anche il lenzuolino, voglio dire. Io ho tagliato, perché adesso vado a fare le cuciture, 75x85. 75 larga per 85 lunga. Ok, per prima cosa, dopo che io ho cucito, lo cucio subito, perché se no me lo tolgo dalle scatole, bordo. Dopo aver cucito il mio bordo qui e lo metto via di 10 centimetri, io
Prima di applicare il bordo sulla mia coperta, vado a fare un piccolo bordino di 2 centimetri sulla parte superiore della mia copertina. Perché? Perché dalla parte alta, dove va poi messo il lenzuolo, la revers del lenzuolo, non occorre che noi andiamo a fare il nostro bordo. Anche perché facendo il bordo pure sopra sembrerebbe un quadro. Ma questo non è un quadro, è una copertina. Andiamo a decorare la nostra copertina. Che cosa facciamo? Dritto, rovescio, perché vedete, ci ho fatto il coso qui. E andiamo a fare tipo cappuccetto. Cappuccetto rosso, non andare nel bosco. Ecco qui, mettiamo il nostro tessuto che poi ribattiamo a dritto. Se mi mette qui bene, ferma. Ben bene. Allora, io le cose per i bambini piccoli le faccio sempre per tempo, perché queste cose non si danno all'ultimo momento, si preparano prima. A 7 mesi, com'è che si dice? Bisogna preparare la borsa del corredino, perché non si sa mai, poi il bimbo può nascere prima. Ok, arrivo fino all'angolo, poi vi faccio vedere. Arrivata al mio angolo, io non faccio nessuna piega, giro, arrivo al mio angolo così, metto il dito, guardate, gira da solo, lo vedete? Il tessuto gira da solo, senza piega, che se no viene una cosa eccessivamente troppa stoffa. Mi capite? Allora, ecco andata oltre, torno indietro e continuo. Questo è il mio angolo. Posiziono bene di nuovo il tessuto. E continuo a cucire. Fino al prossimo angolo dove farò la stessa cosa. Ragazze, questo è l'angolo dopo, no? Vedete, la giunzione io l'ho messa proprio sull'angolo, in modo che poi quando vado a fare la piega non mi si vede. Non la faccio capitare, è certo perché io ho ogni fascia è 1,5 m, ok? Se invece io ce n'ho di meno, non ha importanza. La piegatura dove capita, capita, ragazze. La stoffa è quella che è. A volte queste stoffe così con i disegnini sono alte anche di meno, sono alte 70 centimetri. Specialmente io ho notato le stoffe americane. E allora niente, facciamo la giunzione anche su una fascia laterale. Dove capita, capita. Arrivata alla parte superiore dove ho fatto il bordino, io mi taglio la stoffa che è troppa e vado a rincappucciare. Ecco qui. Voilà. Dopodiché noi rigiriamo sul dritto la nostra balsa di rifinitura. Ecco così, l'andiamo a stirare, ma prima di stirarlo noi con le mani la pieghiamo, perché col ferro può fare un po' dei dannetti, sinceramente. E allora io vado, vedete, a mettere le spille e poi piego, cioè stiro. Così, avete capito? Prima di bloccarla, prima di girare gli angoli, io vado proprio a fare, allargando un po' il punto, proprio in cima, una cucitura, perché così io mi blocco la mia stoffa, il mio bordo. Vedete? Proprio a filo. Sto arrivando all'angolo. Allora, lo vedete? Io lo metto preciso,
Guardate. Lo vedete? Piego, piego. E col l'ago vado un po' a segnare il mio angolo. Se no, voi lo fate con la matita, anche con le matite cancellabili, eh? Ok? Vedete, la piega si è formata in tutti e due i lati. E allora io che cosa faccio? La vado a piegare all'indentro, così. La piega deve girare, vedete, questo è quell'altro angolo, no? Allora io che cosa faccio? Vedete? Eccola qui. Girano tutte e due verso il centro della nostra copertina. No, che una gira a destra, oddio, possiamo pure farle girate una a destra e una a sinistra, però di norma girano tutte e due nello stesso modo. E allora, prima di cucirlo, noi li andiamo a sistemare ben bene e fare. Vedete la piega, la dobbiamo far combaciare con la riga, che ci abbiamo messo. Perché se la riga non combacia, poi dopo, quando andiamo a fare il bordino, qua non ci coincide, sballonzola tutto, fa un macello. Questa già io la devo ripiegare un altro po', perché se no la stoffa è troppo morbida quando la vado a ribattere. E ancora la devo ripiegare. Ecco qui. E ci metto una spilla. Vedete, gira verso il centro. Dopodiché continuo a cucire. Allora, prima di fare la cucitura centrale, per bloccare la mia piega, io vado a rifinire con il bordino superiore dentro e poi la blocco. Mentre passo qui, vado fino in fondo, oppure la faccio in un secondo tempo. Ma adesso non la posso fare perché ho bisogno qui di stoffa da rimettere dentro. Eccolo, l'ho detto. Sono riuscita a spiegarmi e continuo, ragazze. Continuo, quando vado all'angolo vi faccio vedere. Ecco qui l'angolo, lo vedete? Adesso l'angolo io lo giro verso il centro. Mettiamo bene pure di qua. Una bella Allora, i tessuti come questi di puro cotone, quando si lavorano benissimo, non occorre andare a stirarli, perché già con un'unghia si blocca il tessuto, si piega il tessuto. Ok? Deve coincidere, vedete? Mettiamo una spilla, è ora che mi riprendo il mio coso per il polso, e continuiamo come ho fatto di là. Rifiniamo la parte superiore del nostro bordo. Facciamo una pieghettina di 1 cm all'incirca. E così pieghiamo e cuciamo. Mettiamo bene. Prima di sovrapporre la piega, andiamo a piegare il sotto, perché se no non ce la facciamo più, eh. Così. E poi sopra sovrapponiamo quell'altra.
Vedete com'è preciso? Preciso, se è morto, diceva nonna. Morta a 94 anni. E c'aveva ragione, perché la precisione, noi cerchiamo di essere precise. Ok, continuo. A questo punto vado a cucire gli angoli. Allora, per non fare questa cucitura, voi la dovete cucire al contrario, ma voglio dire, non serve perché non è una tovaglia. Ok? E allora noi, anche perché in quel modo, cucendo la tovaglia, cioè, scusate, cucendo l'angolo al contrario, dobbiamo farci, ci faccio, io ci, almeno io ci faccio sempre un trapunto per bloccarla. E allora tanto vale fare un angolo così, con la piega, perché adesso vi faccio vedere, senza stirare, senza niente, è venuto perfetto lo stesso. Adesso la stessa cosa vado a fare sull'altro angolo e poi rifinisco il mio bordo con un merlettino di Valenciennes. Vado a rifinire la parte superiore con il mio merlettino. Ho preso un Valenciennes perché con l'uncinetto non mi piacciono quelli di cotone. Questo, vedete, questo è bellissimo. Anche più bassettino, però quelli molto molto bassi. Poi dopo si riarricciano troppo e a me non mi piace. Giusto, diciamo, per rifinire questa cucitura. Andiamo. All'angolo una semplice pieghettina. Come gira la piega sotto, gira la piega sopra. Eccola qua. Eccolo qui. Guardate che meraviglia che sta venendo fuori. Finissimo. Ecco qui, la copertina è pronta. Lo vedete? Pronta per essere decorata centralmente. Vi sto a far prendere la fretta, eh? Ce la faremo a fare tutti e tre i pezzi qua? Ma sì, dai, dai! Poi dopo questa va stirata e andiamo con il lenzuolo. Ah no, dobbiamo fare pure il sotto. E allora, il sotto misura 54x94. 54x94. Non mi chiedete le misure perché ve le sto dicendo mano a mano. E vuol dire che se me le chiedete, voi non state guardando il tutorial. E allora, se voi non guardate il tutorial, io che ci sto a fare qua? 54x94 e andiamo a fare dappertutto un bordino, un semplice bordino di 2 cm dappertutto. Vamos! E guardate i tutorial. Angoli messo in punta così, dritto dritto, e andiamo a segnare 10 cm. Eccolo qui, 10 cm. Se non lo vogliamo segnare, ci facciamo una tacca così. E vamos. Adesso vi faccio vedere un angolo, poi dopo voi fate gli altri. Chi c'ha la taglia e cuci può fare pure con la taglia e cuci. Io facevo con la taglia e cuci, però adesso prendi la taglia e cuci, leva la taglia e cuci, ci vuole più tempo. E allora, siccome noi dobbiamo realizzare queste cose in poco tempo, tagliamo e rifiniamo con lo zigazaghe, con lo zigazaghe, tu mi hai rotto. Vai! Un angolo è fatto e gli altri tre li faccio uguali. Adesso vi faccio vedere, rifiniamo dai fili ogni volta. Eccolo qui l'angolo, andiamo.
Andiamo a mettere l'elastico. Allora, l'elastico, la misura si fa così. La metà, perché noi mettiamo l'elastico da angolo ad angolo, perché è molto piccolino e così va fatto. Perciò 20, 30 centimetri, l'elastico sarà di 15. Dovete finire l'elastico, l'ho tagliato in due, cerco. Eccolo, 15 centimetri, lo piazziamo qui. Così, sulla cucitura, la ribattiamo e lo blocchiamo con una cucitura dritta. Blocchiamolo bene avanti e indietro. Ok, questi fili poi li togliamo e senza cucire l'elastico. Vedete? Noi andiamo a infilare l'elastico dentro la pieghettina che facciamo. A questo punto, ago giù, mi si è finito l'elastico, io comincio a tirarlo. E continuo a cucire. Ancora! Fino all'angolo. Ok, andiamo. Eccolo, finiamo. Occhio a non lasciare l'elastico, ci passiamo avanti e indietro. Lo dico perché sapete quante volte mi è successo che mi è scappato? È scappato l'elastico! Dai, 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 ecco qui, che meraviglia di lenzuolo! Questa è una stoffa stupenda, mentre quella bianca è un, come si chiama? Un cotone di Macò, ma sti Macò, quelli sono quelli americani, no? Sono un po' rigidini, più adatti per una copertina, ma questo invece è il puro cotone classico. Ok, togliamo da tutti quanti i sfilacci, eccolo qui, vedete? Come è caruccio. Poi rifiniamo dai fili che si appiccicano. Adesso andiamo a fare, amiche mie, il lenzuolino. Io che cosa avevo fatto? Allora, il lenzuolino per prima cosa dovete tagliare, sempre considerando le cuciture da fare. Io ho tagliato 75 largo, eccolo qui, 75 largo per 1,15 m lungo. Perché se noi lo vogliamo mettere sul lettino dell'ospedale, sono le signore che dicono: ah, a me non mi serve. Allora, se lo volete fare un po' più corto, togliete quei 10 centimetri. Ok? Però considerate che io questa stoffa non l'ho bagnata. Io le stoffe per i neonati, vedo, una volta lavato tutto, cioè una volta fatto tutto, montato, uncinetto, le metto in una bacinella con un po' di perlana lì, diciamo pure la no, il nome, e basta, lo sciacquo a mano e poi me lo stiro. Cioè, non lo vado a fare prima, lo faccio dopo, perché nel frattempo ci lavoro, lo lavoro tenendolo in mano. Oh, ok? Raga, quando invece noi la compriamo la roba, la bagniamo sempre dopo, la bagniamo. Però quelle non sono state stoffe bagnate, se le tirano. Allora, io qui c'è anche il fatto che se poi ritira. Fate, date retta a me, 1,15 m per 75, perché è tutta la vita che lo faccio e nessuno ha reclamato, né troppo grosso né troppo piccolo. E allora noi andiamo a fare il bordino tutto intorno al nostro lenzuolino, ai laterali, in fondo, tranne che dalla parte della revers del lenzuolo, perché noi lo andiamo a decorare con il nostro pezzo di stoffa. Noi potremmo pure fare l'angolo come abbiamo fatto sulla coperta, ma vale la pena? No, perché il lenzuolino va messo sotto la nostra carrozzina, viene un po', non viene messo fuori di solito. Oddio, d'estate si mette pure fuori, però è bello lo stesso, ok? Io lo faccio solo in fondo, ragazze. Voi se lo volete fare tutti e tre i lati, a tre lati, come si fanno nelle federe, fatelo tranquillamente. Invece
invece di 10 centimetri io ho tagliato il pezzetto di stoffa più basso di 7 centimetri, ok? Faccio il bordino. Ricordatevi 75 per 115. Il bordo è 7 centimetri, cappuccio, e andiamo sul lenzuolo, va bene? Ok, come abbiamo fatto sulla copertina, ho ribattuto il bordo, lo blocchiamo con una cucitura e poi rimettiamo il pezzo dentro e cuciamo sopra il nostro merlettino come abbiamo fatto sulla coperta. Vamos! Sto ribattendo il pezzo del lenzuolino, la parte superiore. Pizzo, pieghettina in dentro e rifiniamo la parte superiore. Pronto il lenzuolino che mettiamo insieme alle altre cose. Ecco qui. Da stirare, da spelluccare dai peli. E adesso andiamo a prendere la federa qui sotto, ok, eccola qui, le misure della federa. La federa è larga 35, perciò voi praticamente tagliando 1,50 m avete 1,50 m di lunghezza di lenzuolo, voi ci tagliate, ci recuperate anche la federa che è 35 centimetri per 75, no? Giusto? Oh. Noi adesso che facciamo? Andiamo a fare le pieghette qui, ai lati opposti, tutte e due che si baciano, come si suol dire. No, una a destra e una a sinistra, una all'interno e una all'esterno. Tutte e due allo stesso modo. Si guardano tutte all'interno o all'interno o all'esterno. Ripeto, 35 per 75 la larghezza del lenzuolo. Ok, adesso noi facciamo con un semplice gesto, noi facciamo la federa. La pieghiamo, ne pieghiamo un pezzo e la ripieghiamo di nuovo. Così. E misuriamo la nostra federa. Quanto misura? Perfetta, questa è 26 per larghezza, che però noi adesso dobbiamo con le cuciture il resto, per 35, giusto? Perciò la federa finita noi la dobbiamo mettere in questo modo, vedete? Dentro è la patta dove mettiamo il cuscino. Questa invece è l'apertura superiore. E qui la testa del bambino. Adesso noi che cosa facciamo? Prima di cucire al contrario tutto l'andiraban, andiamo a rifinire il pezzo superiore. Questo pezzo qui. Perciò noi che cosa facciamo? Andiamo ad applicare il nostro pezzetto. Così. Oddio, questo mi pare tanto alto, Quello da 7 centimetri non ce n'è più? Vediamo un po'. Ne avevo tagliato uno più piccolo, ma questo mi pare un po' troppo. Quant'è questo? Questo è pure 7. Vediamo un po', mi basta? Sì, allora ci mettiamo questo. Vado a rifinire la parte, ok? Così. Tanto qui noi ci facciamo una bella piega e ci mettiamo magari una spilla. Così la nostra federa non si muove. È già pronta. Vedete, questa è la sacca. Questa è semplicissima. Queste le fanno le confezioni. Io l'ho scopiazzata.
dalle lenzuole già belle e pronti che avevano in negozio, ok? Bisogna fare pure così. Se avete dei lenzuoli, delle cose, degli abitini dei bambini, voi rifate il modello sopra quello che avete. Allora, qui il cappuccio non ce lo facciamo per il semplice motivo che poi da questa parte andiamo a rifinire o con la tagliacuci o con lo zigzag. Andiamo a cucire, dai, che dobbiamo pure montare i merletti. Bibi! Facciamo sempre la nostra cucitura per bloccare la parte. E poi ribattiamo il pezzo e mettiamo il merletto. Allora, potete anche non fare il bordino di rifinitura, però io sono abituata così perché non sempre ci rimetto il bordo. A volte ci metto un merletto, a volte ci metto, mi capite? E allora il mio modo di fare è così. Tanto un bordino di più non è che vi costa fatica, eh? E poi ci andiamo a rifinire sempre con il merletto. Eccola qui, guardate, piegatura per... Devo stare piano perché sennò non capite qua. E questa facciamo combaciare perfettamente. Noi qui ci abbiamo messo la nostra patta con le nostre spille. Allora, e qui noi facciamo un segno. E un segno. Allora, deve essere precisa, perché noi andiamo a cucire perfettamente. Ci facciamo un segno, ribattiamo. E cuciamo. Avete capito la manovra? Una manovra semplicissima. Occhio qui sotto la nostra patta, se no si riattorciglia tutta e sono cavoli. La stessa cosa andiamo a fare dall'altro lato. E poi rifiniamo, anche perché qua mo devo tagliare, devo cambiare la spoletta. Ok, anche dall'altra parte, zig zag e ribattiamo. Pronta la mia federa, togliamo le spille. E ribattiamo a dritto. Sto cotone è meraviglioso, morbido. Finiamo da stilacciare. Ecco qui la federa messa per così è pronta. Qui dentro ci mettiamo come si chiama, il cuscinetto, anche se a quanto pare non lo usa nessuno, però un completo senza federa è incompleto. Ok ragazzi, adesso l'ultima manovra da fare, o forse anche la penultima, ma adesso non penso di fare pure la pittura perché è un bel po' che ci sto qui. Oddio, un bel po', insomma, senza esagerare. Vado a posizionare i miei uncinetti, ok? Li prendo. Ok, togliendo questi turchesi che ridanno troppo sul verde e sull'azzurro, qui proprio ci stanno a cazzotti, io ho deciso di fare... Così, ne sono 8. Attenzione al dritto e rovescio. Ne metto 3. Giusto per sto grigio pallido non mi piace. Ci sta di turchese, ci sta 50.000 turchesi. Dai, io faccio così, quest'altro lo mettiamo sulla copertina perché quella è bianca, anzi sul bianco ci potrebbero stare pure quelli. Allora, prendo le misure. La revers di un lenzuolo di un bambetto, quanto può essere? Oh, 2 cm per terra, sta tutte e 2 per terra. Allora, la revers noi la facciamo di 20 cm, quando la vogliamo fare di più non può essere. E allora io...
metto il disegno del ricamo, il disegno d'apertura, il disegno a il centro, vedete, del cuore. Io sto qui a 13 centimetri, questa è la metà del mio cuore, perciò voi a 13 piazzate il vostro disegno del ricamo, dell'uncinetto, di quello che vi pare. Ok, andiamo subito con la spilletta, perché questo va imbastito, questa roba va imbastito. Dopodiché, considerando che ai lati va un po' ribattuto in dentro, eccetera, noi facciamo così, questo è il dritto. Lo posizioniamo più centralmente, quest'altro, in questi altri due uncinetti, che poi va, questo è più largo, fatemi un po' vedere se ci sta qualcosa di... Perché poi se non sono uguali mi cambiano pure le distanze, mannaggia. Mannaggia, 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 questo non mi piace, dai, questo è più piccolo e poi l'ho stirati questi, eh. Dai, 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 dai. Posizioniamo a 10 centimetri quell'altro. La distanza dell'altro. Vediamo, adesso c'ho la punta, prendo la punta, sono 10. Questo è un po' più su, 10 centimetri, 10 centimetri, questo è nel 9, lo spostiamo e mettiamo la spilla. Questo è 11, avviciniamo, non è che questo è 11, questo è più cicciotto e questi li vediamo se no ce li perdiamo. Mettiamo dritti però. Questo stava al rovescio. Oh, è talmente piccolo, raga. Anche se vi dà fastidio, però io ci devo vedere. Infatti, questo l'ho messo a dritto e questo sta al rovescio. Scendiamo un po', 10, stringiamo un po', perché io dopo qui in mezzo ci vado a fare un pupazzetto qualcosa, perché la ragazza, questo è il secondo bambino, io li so i gusti di questa ragazza, gli piacciono i colori, perciò adesso andiamo, scendiamo e piazziamo. Imbastisco e intanto, scusate, imbastisco e poi vado a piazzare quegli altri sulla copertina. Ecco qui, noi andiamo ad imbastire i nostri pezzi. Siccome già sono 40 minuti, andremo a fare un altro tutorial dove li applichiamo, riritagliamo e poi ci dipingiamo un po' di animaletti, un po' di cosette come piacciono a lei. Va bene, ragazze? Come potete vedere, io sto imbastendo senza alzare assolutamente il disegno, il pezzo dell'uncinetto. Andiamo pure su questo e poi posizioniamo i cuori sulla copertina. Dopodiché, con il tutorial successivo, ragazzi, oggi abbiamo fatto la federa e il lenzuolo. Poi l'abbiamo pure finiti con i pezzi, non è che ci abbiamo messo un merlettino, abbiamo fatto una cosa veloce, perciò ci vuole il suo tempo. E questo è un bel completo. Abbiamo fatto un quatris. Finisco. Ecco imbastito, prendiamo la copertina. Quando posizioniamo i nostri uncinetti o disegniamo per ricamare, dobbiamo considerare che noi il lenzuolo non è che lo copriamo, se no non ci facevamo tutto sto ben di Dio che abbiamo fatto, ma lo facciamo vedere. E allora vi ho detto che
l'area verde e il lenzuolo di un bimbetto, questa la macchina la possiamo pure spostare così, è un 10 centimetri, perciò il disegno va spostato di 10 centimetri. Vediamo un po', si dai a occhio, è così, lo vedete? E adesso io vado a fare la mia coreografia con i cuori qui da questo in poi. Oddio, Dio, Dio, no, 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 mio. Non mi piace, non mi piace. Allora, scusate, ma io devo riaccendere la luce. Questo è dritto. Talmente l'ha fatto con un filo sottile che ormai io mi sono ciecata, ragazzi. Questo a dritto e questo a dritto. Perciò sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, erano 8. Come lo vogliamo mettere sti 5 qua? Considerando che noi ci andiamo a fare sempre un po' di pittura. 2, 4, 5. Ah, lo mettiamo semplicemente così. 2, 2, 4 e 1 centrale. Tanto semplice. Alternando magari i colori. 1, 2, 3, 4 e 1 centrale. Vamos! Scendiamolo un po' più giù. Prendiamo le distanze, questo è centrale, questo è il centro della mia copertina, che io ho fatto la piegatura e ci vado a infilare la metà, vedete? E questi altri adesso posiziono prima, vediamo, posiziono da questo e 25, da questo e questo 25, manca farlo apposta. Da qui a qui sono 36, mi c'entra la stoffa qua, è 36, no, 35. Allora noi pipì, spostiamo un po' di un centimetro e vamos. Allora vediamo un po' se questo con 15, ecco che dovete fare, 14, perciò un pochino lo spostate. 17 assolutamente più in là. Ok, 15. Mettiamo la spilla. Prendete delle misure da tutti i lati, ragazze. Non vi voglio far perdere tempo, ma è così che dovete fare. Spostiamo e mettiamo. Su. Questa l'avevo misurata, era giusta. Rimisiniamo un po', va. Ma pare più spostata. Infatti, 16. Ormai l'occhio va da sé, ragazze. Sta copertina quanto è rigida. Adesso che cosa voglio misurare? Voglio misurare tra uno e l'altro. 8, 19. Spostiamo un po', anche se chi è più grosso, chi è più piccolo. Non è questione di centimetri, no. Ok, andiamo subito a fare che? A imbastire. Vamos! Sempre tenendo, guardate, tenendo basso l'uncinetto. Eccola, ragazze. La coperta, il lenzuolo che poi noi andremo a montare appunto Parigi o punto festone, la federa su cui non metteremo assolutamente niente perché i cuori, quei colori a me non mi piacciono. E che roba abbiamo fatto? Il sotto importantissimo con l'elastico. E allora, amiche mie, con un tutorial ho fatto tutta sta roba.
Mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità, commentatemi, perché il gradimento di un tutorial è anche dovuto al fatto dei commenti. E i commenti adesso sono scesi. Mi sono accorciata pure le maniche. Il mio poncho, bellissimo poncho, potete andarla a vedere sulla mia playlist Uncinetto. E alla prossima. Allora, mercoledì, oggi, venerdì avrete il tutorial di come montare e ritagliare quei meravigliosi cuoricini e li dipingiamo con dei pupazzetti che adesso devo cercare. Ciao, amiche mie, un abbraccio!